Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Presidente Putin, i tuoi segreti non sono più al sicuro. È una dichiarazione di guerra quella pronunciata dalla maschera bianca di Anonymous. L'attacco hacker alle compagnie energetiche russe che gestiscono gas e petrolio ci ricorda che oggi la guerra è anche guerra informatica. Il collettivo questa mattina ha attaccato anche le ferrovie bielorusse. Tutti i servizi sono disattivati, hanno detto gli hacker, finché le forze russe non lasceranno il paese. In gergo militare l'attacco si chiama Tango Down. È anche questa la guerra del XXI secolo. Anonymous, negli ultimi anni, è ricordata anche per le azioni contro l'ISIS e contro Israele. Per stare al passo, le grandi aziende che si occupano di difesa si specializzano sempre più sul cyber universo. Nulla di nuovo sotto il sole, ci spiega il professor Antonio Teti dell'Università d'Annunzio, responsabile del settore sistemi informativi e innovazione tecnologica. La cyber war si combatte tutti i giorni, dice il professor Teti, anche ricorrendo ad hacker mercenari. I conflitti si combattono diciamo in maniera forse un po' minore sul piano dell'impegno delle truppe sul campo e sempre più sul piano cyber, quindi in base all'utilizzo delle strutture informatiche, delle applicazioni informatiche e di quelli che conosciamo con il termine di malware. I conflitti cibernetici hanno il vantaggio di costare poco perché si possono condurre attraverso diciamo pochi operatori seduti in un angolo sperduto di un qualsiasi paese, e il tutto avviene attraverso la rete internet. L'elemento ora predominante a livello mondiale risulta essere quello della difesa cibernetica, quindi difendere i propri dati significa difendere il proprio patrimonio informativo, e aggiungerei significa difendere anche l'esistenza stessa o la sopravvivenza di un paese. L'Abruzzo è un punto di riferimento in questo settore. Qui è presente Telespazio, si trova nel Fucino e si occupa di servizi satellitari e geoinformazione. Così come a Chieti Scalo c'è la Leonardo S.p.A., azienda leader nel settore della cyber security e della difesa in generale, partecipata dal Ministero dell'Economia. Il centro è attivo 24 ore su 24 e ci lavorano 180 persone. Leonardo S.p.A. dal 2012 è partner della NATO e alcuni degli strumenti di difesa informatica attualmente utilizzati nel conflitto ucraino potrebbero essere sviluppati in Abruzzo. L'infrastruttura di Leonardo in Abruzzo è una infrastruttura dedicata proprio al cyber, quindi da tempo si occupa di sistemi difensivi e quotidianamente utilizza al meglio le proprie risorse, sia in campo diciamo di risorse professionali che risorse tecnologiche, per fronteggiare tutti i possibili attacchi o tentativi di attacco all'infrastruttura. Il mercato della cybersicurezza è in crescita. La crisi ucraina si è rivelata, come prevedibile, terribile anche per la borsa, con ripercussioni monetarie e azionarie. Oggi il FTSE MIB ha perso oltre il 2,8%. Leonardo però rappresenta un'eccezione. Solo oggi ha guadagnato oltre il 17%. Il valore delle sue azioni sono in netta crescita da quando, la notte tra mercoledì e giovedì, la Russia ha avviato l'invasione. Il mercato è stratosferico e sempre di più questo mercato crescerà,